Bentrovati all'appuntamento con il TG Oggi News. L'amministratore unico della Salerno Sistemi, Vincenzo Luciano, ha chiarito questa mattina i temi dell'emergenza idrica nel comune capoluogo. Ridotta la pressione anche nella zona occidentale della città, le maggiori preoccupazioni riguardano il futuro. Il primo servizio. Il problema non sta tanto nella sospensione idrica decisa anche per la zona occidentale, dopo che i salernitani della zona orientale sono stati costretti a fare i conti con l'emergenza per un'estate intera, quanto nella prospettiva del problema. Il provvedimento temporaneo ci può stare ed in fondo, sia pure tra mille mugugni, lo si accetta, ma è l'assoluta incertezza per il futuro a creare le maggiori preoccupazioni anche alla Salerno Sistemi. In previsione di temperature sempre più alte e di una conseguente naturale siccità, come si comporterà la società? Ecco allora che il problema andrebbe affrontato a monte attraverso una massiccia ristrutturazione delle condotte, ormai vetuste. Nel comune capoluogo, così come su tutto il territorio provinciale, esiste infatti un grave problema legato alla dispersione dell'acqua, questo a causa di tubature vecchie, obsolete, malandate. Si parla di centinaia di litri che si perdono al secondo, uno spreco autentico che oggi, in considerazione della situazione presente e soprattutto delle pessime prospettive future, non ci si può più permettere. Intanto resta l'emergenza, i correttivi, la speranza che le condizioni meteo aiutino a bypassare le criticità. Poiché l'acqua in quelle condotte lì ha una pressione circa 15-20 volte maggiore rispetto alla pressione che c'è nella zona orientale, ovviamente chiudere e aprire di continuo ogni giorno le condotte significa sottoporle ad uno stress eccessivo e quindi sottoporle a una possibilità di forte danneggiamento. Per questa ragione noi abbiamo sempre, anche per spiegare a chi si è lamentato che ci fosse una città di una zona di serie, una città di serie A e di serie B, non è assolutamente questo, e che noi avremmo voluto sicuramente evitare queste chiusure perché le chiusure avrebbero potuto portare delle conseguenze negative. Sapevamo bene che prima o poi l'avremmo dovuto fare, per questa ragione anche in questa ventina di giorni, da quando lo abbiamo iniziato a dire, a quando lo abbiamo fatto, abbiamo iniziato a fare dei piccoli interventi di rafforzamento nelle zone che noi ritenevamo fossero più critiche dal punto di vista delle condutture e della tenuta delle condotte, e quindi riteniamo che questo stress cui sottoporremo le condotte della zona occidentale non possa certamente provocare grandi conseguenze. Ci saranno delle conseguenze, le affronteremo come abbiamo affrontato l'emergenza in questi mesi. Un ringraziamento ovviamente da parte della Salerno Sistemi agli utenti che in qualche modo hanno compreso, stanno comprendendo che non è una responsabilità di nessuno, ma purtroppo saranno forse circa 10 mesi che non ci sono precipitazioni e quindi la risorsa idrica in sé, quindi le fonti di approvvigionamento sono scarse e quindi in qualche modo occorre che la risorsa venga razionalizzata. Per cui faccio anche appello ai cittadini affinché evitassero prima delle chiusure un eccessivo approvvigionamento di acqua che poi casomai non viene utilizzata, quindi continuare nello sforzo di razionamento della risorsa, perché ci auguriamo che se nei prossimi giorni, come qualcuno ha anticipato, dovessero iniziare a proporsi le prime precipitazioni, forse fra qualche mese, perché occorrerà sempre almeno una quarantina di giorni affinché quell'acqua piovana poi venga portata nel ciclo, quindi fra qualche mese si possa in qualche modo ristabilire una sorta, la normalità. Disagi, come sottolineava anche l'amministratore unico della Salerno Sistemi, Enzo Luciano, disagi per le famiglie, per i nuclei familiari, questo durante l'estate nella zona orientale della città e da oggi in pratica anche nella parte occidentale, ma disagi anche per gli esercizi commerciali, in particolare bar e ristoranti che soprattutto di sera svolgono la loro attività. Vediamo cosa ha dichiarato in proposito l'assessore al commercio del comune capoluogo, Dario Loffredo.
Assessore, cosa si può dire ai commercianti del centro città preoccupati per il perdurare della crisi idrica e adesso dello stop all'erogazione delle ore notturne? Ma io confido molto nel senso di maturità che i commercianti salernitani dimostreranno. È di tutta evidenza che sono tanti mesi che non piove e quindi i serbatoi chiaramente sono a secco. Dobbiamo anche ringraziare la Salerno Sistemi perché, facendo uno sforzo per tutto il periodo estivo, la zona occidentale non è stata proprio intaccata e anzi dobbiamo fare un plauso ai concittadini della zona orientale che si sono sobbarcati appunto questa mancanza d'acqua. Credo e confido nella maturità dei commercianti. Chiaramente è una situazione, anche io essendo un abitante salernitano della zona occidentale, capisco che le attività sono quelle più interessate, ma dobbiamo fare una scorta nei serbatoi, vuol dire che molti locali hanno, dobbiamo fare unione comune e credo che in pochi giorni la situazione di emergenza appunto possa passare. Anzi, ho preso con favore che nel weekend dovrebbe finalmente in arrivo Poppea e dovrebbe piovere, e devo dire che dopo tanto caldo questa è una buona notizia, soprattutto per rimpinguare i serbatoi, ma sono convinto che ancora una volta la cittadinanza salernitana darà quel senso di comunità che ci appartiene e quel senso di livello di compostezza che sicuramente farà sì che andrà contro questa situazione, assolutamente. Dunque, si attendono con impazienza le prime precipitazioni per un graduale ritorno alla normalità, se resta, anche se resta di grande attualità il problema legato alle condotte idriche, nella maggior parte dei casi danneggiate e obsolete. Questo determina poi una grave dispersione di acqua. Voltiamo pagina. I consiglieri comunali di opposizione, Roberto Celano e Ciro Russomanno del gruppo Attiva Salerno, chiedono chiarezza circa i temi dell'iniziativa Fanta Expo, la fiera del fumetto giunta alla sesta edizione, che si terrà a Salerno al Parco Pinocchio dall'8 al 10 di settembre. Vediamo. Che i bambini non se ne abbiano a male, ma i consiglieri d'opposizione Roberto Celano e Ciro Russomanno vogliono vederci chiaro nei carteggi della sesta edizione di Fanta Expo, la fiera del fumetto, dell'animazione e della fantasia, in programma a Salerno, al Parco dell'Irno e al Teatro Ghirelli dall'8 al 10 settembre. E così questa mattina, con 24 ore d'anticipo rispetto alla conferenza stampa della presentazione dell'evento benedetto dall'amministrazione comunale di Salerno, i due consiglieri hanno chiarito con precisione i temi dei loro accertamenti. Ma è evidente, è un'altra operazione simile a quella del villaggio di Babbo Natale. Parliamo di un'associazione Otaku che ha già uno spazio in edifici, in ambienti che sono di proprietà del comune, gratuiti, e quindi non pagano nulla, almeno fino all'anno scorso non pagavano neppure le utenze. Avrebbero avuto, e ci accerteremo in commissione trasparenza con il presidente Cammarota, degli spazi ed anche dei contributi negli anni precedenti. Hanno addirittura l'utilizzo gratuito del Parco Pinocchio, degli spazi, vendono gli stendi, non pagano nulla al comune. Si tratta di un'operazione di tipo economico, per cui il comune non ha alcun vantaggio commerciale, perché a noi risulta che fino all'anno scorso non avrebbero neppure pagato la TOSAP sui gazebo che comunque vanno a installare e vanno a vendere. Anche su questo chiederemo conto e chiederemo praticamente riscontro di questa nostra sensazione, che è avvalorata dalla delibera di giunta dell'anno scorso, che è stata fatta il 29 agosto per una manifestazione che si è tenuta il 2, 3 e 4. La cosa grave è che oggi hanno indetto il 28 la conferenza stampa per il 1 settembre, ma ad oggi non c'è ancora la istanza per la richiesta degli spazi da parte della Otaku, di questa associazione, e non c'è ancora una delibera di giunta che autorizza all'utilizzo degli spazi. Si ha quasi la sensazione che in questa città sono i clienti, sono gli amici degli amici a decidere per l'amministrazione. Questa è la sensazione che abbiamo. Noi che cosa vogliamo fare? Vogliamo praticamente che si tengano magari manifestazioni che hanno una certa valenza, perché sono manifestazioni che si svolgono anche in altre città, magari addirittura in modo più significativo, tipo a Napoli, Napoli Comico, a Lucca c'è una manifestazione di grandissima valenza dove il comune guadagna tanto e ci sono presenze per 300.000 unità. Ebbene, però vogliamo che il comune non ci rimetta, ma magari ci guadagni qualcosa, perché non possono essere i contribuenti salernitani chiamati poi a pagare con le tasse più alte d'Italia le clientele di una dinastia.
La cronaca non ce l'ha fatta Maria Dramma, la 69enne originaria di Colliano ma residente a Rocca d'Aspide, che lo scorso 24 agosto è rimasta coinvolta in un drammatico incidente stradale verificatosi nei pressi dei templi di Capaccio Pessum. Dopo una settimana di agonia, l'anziana è deceduta all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era ricoverata in gravi condizioni. Lascia il marito e 5 figli. Vediamo il servizio. Dopo una settimana di agonia in prognosi riservata, non ce l'ha fatta Maria Drappa, la 69enne originaria di Colliano, ma da anni residente in località Rovitelle, a Fonte di Rocca d'Aspide, che il 24 agosto scorso era rimasta coinvolta in un grave incidente stradale nell'area archeologica di Capaccio Pestum. La nonnina purtroppo è deceduta ieri mattina all'ospedale San Luca di Vallo della Lucania, dove era stata trasportata d'urgenza in gravissime condizioni dall'unità rianimativa della Croce Azzurra di Licinella. La donna, sposata e madre di 5 figli, è la suocera di uno dei proprietari di una nota falegnameria alla Licinella. Il giorno dell'incidente si trovava in macchina con la figlia e i nipotini, tra cui una bimba, che ha perso diversi denti nel violento impatto e alla quale i medici hanno prescritto una prognosi di 40 giorni. La piccola, infatti, dovrà sottoporsi ad un delicato intervento maxillofacciale. 4 in tutto le persone che rimasero ferite nel sinistro, verificatosi nei pressi della masseria Lupata lungo via Porta Marina, la strada che cinge l'antica cinta muraria. Coinvolte 2 vetture, una Kia Carens e una Toyota Yaris, a bordo della quale viaggiava la vittima, rimasta poi di traverso sulla carreggiata. Rilievi del caso eseguiti dai carabinieri dell'aliquota radiomobile, diretti dal maresciallo Luca Fortunato, con il coordinamento della compagnia di Agropoli, comandata dal capitano Francesco Manna, che hanno avvisato del decesso il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno. Dopo la violenta maxi rissa di martedì sera, di cui vi abbiamo dato notizia nella giornata di ieri, nell'edizione di ieri del nostro TG, è scattato l'ennesimo allarme sicurezza nella città di Pagani, dove cominciano ad essere sempre più frequenti e di conseguenza preoccupanti episodi del genere. Chiesto alle autorità preposte una maggiore presenza delle forze dell'ordine sul territorio. Vediamo. Emergenza sicurezza in un agro nocerino sarnese sempre più pericoloso, come testimonia il crescente numero di episodi di cronaca, che si tratti di criminalità organizzata, delinquenza spicciola, persone incivili o semplici balordi, il dato è certo: i cittadini non si sentono al sicuro, né in strada né sul posto di lavoro. A Pagani risse ed aggressioni sembrano essere diventate la normalità, l'ultima in ordine di tempo 2 giorni fa all'incrocio tra via Torre e via Mazzini, l'alterco, è scaturito da futili motivi. Dalle parole ai fatti, in 3 hanno aggredito un quarto uomo che è finito in ospedale. Sempre a Pagani a destare scalpore ad inizio estate fu lo scontro tra 2 culturisti finito a colpi di pistola in una calda domenica pomeriggio. Ed è allarme sicurezza anche all'Umberto I di Nocera Inferiore. Ieri l'ennesima aggressione in reparto. Un giovane, già in passato tenuto in cura dal servizio di salute mentale, ha minacciato con un coltellino uno dei medici del reparto di psichiatria. La scorsa settimana era stata registrata un'altra aggressione da parte di un malato di mente. In quel caso si trattava di una donna in preda ai dolori del parto, per non parlare poi delle continue vessazioni ed aggressioni al personale del pronto soccorso da parte di cittadini indiperiti. E poi Scafati, che nelle ultime settimane è vittima di un vero e proprio assedio della criminalità organizzata. Nel giro di poche ore ignoti hanno prima esploso 13 colpi di pistola contro la saracinesca di un parrucchiere e poi lanciato una molotov contro l'ingresso di un noto ristorante del centro. Per non parlare della bomba piazzata davanti ad una sala giochi in via Martiri d'Ungheria e a quella del bar di via Pietro Melchiade. Insomma, un'area vasta che si trasforma sempre più in terra di nessuno. I sindaci e le forze politiche chiedono un intervento deciso del prefetto di Salerno, Salvatore Malfi, e del ministro dell'interno, Marco Minniti, affinché venga rafforzata la presenza dello Stato in questa zona, dove nonostante il lavoro delle forze dell'ordine a disposizione, evidentemente serve uno sforzo maggiore per garantire sicurezza e rispetto della legalità. Ci trasferiamo ora a Cava dei Tirreni, dove c'è il via libera definitivo all'affidamento in concessione
d'uso dell'immobile di proprietà del comune dell'ex mercato coperto di Viale Crispi, destinato a diventare ora un centro per l'artigianato digitale. Vediamo. Dopo mesi di polemiche, nella giornata di ieri è stato definitivamente affidato in concessione d'uso l'immobile di proprietà comunale dell'ex mercato coperto di Viale Crispi, destinato a diventare un centro per l'artigianato digitale. Nello specifico, la finalità della concessione è quella di attivare una struttura che possa incubare piccole attività artigianali, fornendo loro formazione e tutoraggio sull'utilizzo delle tecnologie proprie dei cosiddetti Fab Lab. Ad aggiudicarsi la concessione dell'immobile la società Medarc SRL di Cava dei Tirreni, con un canone annuo di 4.410 euro, un aumento del 5% rispetto all'importo posto a base d'asta. A provvedere all'acquisto di arredi, attrezzature e macchinari necessari all'allestimento del Fab Lab sarà il comune di Cava dei Tirreni, secondo quanto indicato nel piano di gestione che sarà presentato dal concessionario, per un massimo di 90.000 euro. La concessione durerà 5 anni e sarà rinnovabile per un ulteriore lustro. I lavori di restyling per la trasformazione in centro per l'artigianato digitale sono stati finanziati dall'Unione Europea. Con il via libera, anche per quanto riguarda i requisiti strutturali e funzionali dell'opera, si potrà procedere finalmente all'apertura del Fab Lab. Intanto, buone notizie sul fronte lavori pubblici. Stamane sono partiti i lavori di sistemazione del tappeto di asfalto sul viadotto che dalla Tengana conduce in via Caliri, all'indomani dell'accordo sancito con la sovrintendenza per la mitigazione dell'impatto ambientale delle rampe del sottovia veicolare. Poiché sono necessari altri piccoli interventi, non sarà possibile aprire il viadotto già in occasione della festa patronale della Madonna dell'Ulmo, così come auspicava l'amministrazione Servalli. Ci trasferiamo ora nel Cilento, in particolare nel piccolo comune di Montecorice, per raccontarvi una storia alquanto singolare. Lì un parroco ha pensato di indirizzare un messaggio molto preciso all'indirizzo dei fedeli che non partecipano alle messe domenicali, esponendo dinanzi alla chiesa, nella bacheca della chiesa, un manifesto, per così dire, molto particolare. Vediamo. Un singolare invito, quello rivolto ai suoi fedeli da Don Olgerd, parroco della chiesa di San Biagio, nel piccolo comune di Montecorice. Banchi vuoti e fedeli che non partecipano alle celebrazioni eucaristiche durante i mesi estivi. Il parroco ha pensato di indirizzare loro un preciso messaggio, esponendo un manifesto nella bacheca dinanzi la chiesa. Vai a messa, non aspettare che ti portino gli altri. Ad indignare i fedeli è stata l'immagine provocatoria utilizzata nel manifesto, una bara portata a spalla dai becchini. Pronta la reazione dell'amministrazione del comune cilentano. È assolutamente poco rispettoso per la popolazione locale e per i turisti. Queste le parole di Rosario Meola, consigliere di minoranza, che aggiunge: spero che venga rimosso al più presto nel rispetto della comunità. Informerò anche la curia di questo triste e vergognoso evento. Sono stato provocatorio per scuotere le coscienze dei miei parrocchiani. Queste invece le parole pronunciate da Don Olgerd in sua difesa. Il religioso sottolinea inoltre come siano stati proprio i turisti, partecipando alle sue celebrazioni eucaristiche, a dargli una testimonianza di vita cristiana, diversamente dai suoi parrocchiani che, con il loro atteggiamento, hanno dimenticato i tempi dello spirito. In questo caso verrebbe da dire che il fine non giustifica i mezzi. Invitare la popolazione a legarsi ad un ambiente parrocchiale, a praticare la fede, è un lodevole fine, ma non può sicuramente giustificare il modo utilizzato dal parroco per raggiungerlo. Un invito non gradito, cui la popolazione ha risposto con la giusta dose di indignazione. Beh, se provocazione doveva essere, questa sicuramente fatto centro. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, a tra poco. Il sindaco di Ponte Cagnano Faiano, Ernesto Sica, ha partecipato questa mattina all'inaugurazione del dispensario farmaceutico in Litorania di Ponte Cagnano. Alla cerimonia è intervenuto, tra gli altri, anche il dottor Milton Amabile, titolare della farmacia, a cui è stata affidata la gestione. Si tratta di un servizio atteso da diverso tempo. Ascoltiamo Ernesto Sica. Sicuramente un elemento fondamentale che vedrà la pianificazione, la centralità della nuova Litorania,
pertanto siamo fiduciosi, orgogliosi di questa giornata, dell'inaugurazione del dispensario, e andiamo avanti per pianificare e creare condizioni di sviluppo attraverso un PUC che sia coerente con le esigenze del territorio. Pianificazione urbanistica e concertazione con i comuni limitrofi, è questa la ricetta per la nuova Litorania? Beh, sì, elemento fondamentale, altrimenti sarebbe incoerente, sarebbe una Litorania a macchia di leopardo tra Salerno ed Acropoli. Quindi io sono di quelli che sostiene da sempre che c'è bisogno di un'unica pianificazione da Salerno ad Acropoli. Insomma, è proprio il caso di dire la ricetta di Ernesto Sica. Ora diamo uno sguardo alla nostra pagina degli appuntamenti. Va bene, ora ti darò un bacetto, ma non farti illusioni. Al Cinema Teatro San Demetrio di Via Dalmazia a Salerno quest'oggi è in programma il film in uscita nazionale Dunkirk. Tre gli spettacoli alle 17.30, alle 19.45 e alle 22. Ingresso intero 7 euro, ridotto 5 euro. Il giovedì non festivo ingresso unico 5 euro. Per informazioni 089 22 04 89 www.cineteatrosandemetrio.it. Andiamo, ti divertirai, te lo prometto. È tempo di notizie meteo, poi la pubblicità, quindi l'ampia pagina dello sport interamente dedicata al calciomercato, ultimo giorno di trattative a Milano. Vediamo. In collaborazione con Eureka! Ho trovato la mia oasi di relax in città, tra spiaggia e piscina. Eureka! A Salerno in via Generale Clark 54, con ampio parcheggio. Info 089 33 49 23. Trascorri con noi le tue giornate d'estate. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo, con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo, con cieli sereni o velati. In montagna, bel tempo, con cieli quasi sereni. Previsioni del tempo, fornite da 3B Meteo. Siamo all'attesa pagina dello sport, attesa perché questo è l'ultimo giorno della Fiera dei Sogni, infatti chiude i battenti questa sera alle 23, la campagna trasferimenti lunghissima, dispendiosa per molti club, deludente per altri, la Salernitana è chiamata a dare una sistemata e una sistemazione definitiva al roster a disposizione del tecnico Bollini. Per saperne di più ci colleghiamo in diretta con l'Hotel Meliá di Milano, da quest'anno sede delle trattative, con il nostro uomo mercato, con Eugenio Marotta, che è da ieri nel capoluogo meneghino per raccontarci e raccontarvi le ultime sul mercato della Salernitana. Buon pomeriggio Marcello, buon pomeriggio ai telespettatori, tifosi della Salernitana. Alle mie spalle l'Hotel Meliá delle trattative, siamo a meno 9 dal conto alla rovescia finale per la chiusura del calciomercato. La Salernitana ieri si è concentrata e tanto sulle uscite, ufficializzati gli addi di Adejo e di dell'attaccante l'attaccante Roberto. Invece si prova a piazzare anche Alex, si prova a piazzare Asma, terzino sinistro, e si proverà a concentrarsi anche e soprattutto sulle entrate. Si è intensificato un asse con il Chievo Verona, Sandro Rodriguez, classe 91, ex Cesena, dove ha giocato, disputando anche un campionato di massima serie, segnando anche 5 reti, attaccante
attivo, l'altro è un mezzala, un trequartista giovane della primavera del Chievo Verona, si tratta di Sofyan Kane, passaporto belga, nel Chievo, nella società scaligera, anche 7 presenze in massima serie, ma sicuramente un elemento di spessore della primavera. Perché vadano in porto queste trattative sarà necessario provare a piazzare altri colpi. Cacia invece, il bomber che era finito nel mirino della Salernitana, sembra orientato proprio verso Cesena. La forbice tra domande d'offerta proposta dalla Salernitana è sempre molto ma molto alta, e l'attaccante in rotta di collisione con l'Ascoli sembra indirizzato verso la Riviera Romagnola. La Salernitana ha fatto più di un pensierino anche per Sissé del Benevento, però sembrerebbe che il giocatore di colore non rientri grazie di Bollini, anche se potrebbe fare più ruoli, svolgere più ruoli, sia quello della punta centrale sia quello dell'esterno offensivo. Per quanto riguarda invece il discorso del terzino sinistro, laddove si è riuscito a piazzare Asma, che evidentemente non ha convinto, potrebbe tornare d'attualità il nome di Mario Mercadante, un classe 95 del Monopoli, che già era stato attenzionato in sede di ritiro dall'Alberto Bollini. Siamo a poche ore dal gong, naturalmente la situazione proveremo a farlo nel corso del pomeriggio, un pomeriggio di trattative. La Salernitana è presente qui all'Hotel Maria di Milano con il direttore Tivo Fabiani, il suo alfiere Alberto Bianchi, il segretario Rodolfo De Rose, c'è un via vai nella stanza al primo piano della Salernitana, tiene sempre banco soprattutto la cessione di Joao Silva, assistito da Piccioli, Piccioli che ha in procura anche Bernardini. Per Bernardini si viaggia verso un prolungamento di 3 anni con la Salernitana. Piccioli che sembra aver ottenuto il placet, aver convinto l'attaccante portoghese Joao Silva di un trasferimento. Su di lui soprattutto il Modena di Eziolino Capuano, che spinge anche per Valerio Mantovani. Mantovani è seguitissimo anche dal Monza. La Salernitana però chiede per il prestito del difensore centrale una corresponsione di buona parte dell'ingaggio, si parla di circa 40.000 euro. Fin qui praticamente le ufficializzazioni di Di Roberto, che virtualmente è stato chiuso dal club Granata, un biennale per l'attaccante oramai ex Crotone, che andrà a rimpinguare la batteria degli esterni offensivi a disposizione di Alberto Bollini. Nel pomeriggio naturalmente bene, rientriamo in studio. Nel pomeriggio concludo io il pensiero di Eugenio Marotta, che intanto salutiamo e ringraziamo, dandogli fin da ora appuntamento alla prossima edizione del nostro TG Oggi News. Dicevamo, nel pomeriggio si verifica un po' la possibilità di effettuare queste operazioni, soprattutto sull'asse Salerno-Verona-Sponda-Chievo, per individuare e trovare l'attaccante che Bollini sta reclamando con una certa insomma pressione. L'ultimo nome della lista lo ascoltavamo, l'argentino Rodriguez, giocatore reduce da una stagione non particolarmente esaltante a Cesena. Ora ci fermiamo, pochi istanti di pausa, alcuni comunicati commerciali, poi le ultime notizie. Chiudiamo con il basket. La seconda amichevole precampionato è terminata con il primo stop stagionale della Givova Scafati, sconfitta ad Ariano Irpino dalla Sidiga Savelino, squadra comunque di categoria superiore. Il risultato finale di 72-57 ha premiato gli Irpini, che nonostante l'assenza di coach Sacripanti e dei nazionali è riuscita comunque ad imporsi dinanzi al cospetto circa 800 spettatori. Ma al di là del risultato finale, anche dettato dalla differenza di categoria e di organico, sono giunte preziose indicazioni allo staff di Scafati, che ha potuto verificare gli ulteriori progressi della squadra dopo la prima uscita ufficiale contro la Virtus Ariki Salerno. A differenza però
del test amichevole contro il team salernitano, la sfida contro i biancoverdi irpini è stata di tutt'altra portata ed ha costituito sicuramente una tappa importante nel percorso di crescita del team allenato anche per quest'anno dal tecnico del siciliano Perdichizzi. È tutto per questa edizione del TG Oggi News, grazie per averci preferito. Appuntamento alle prossime, arrivederci. Vuoi rivedere questo programma? Visita il nostro sito tvoggisalerno.it e clicca su TV Oggi On Demand.